Salute a tutti, buona serata del 5 di novembre dopo un bel ponte che purtroppo in alcuni casi in Italia ha fatto dei danni mostruosi, si spiangono morti e questo non lo dimentichiamo, per essere sul pezzo sono notizie purtroppo travolgenti che giustificano quello che dice il Presidente degli Stati Uniti d'America, cioè che il clima non è un problema, nel senso che il pianeta si aggiusta poi da solo, è sempre stato così. Bene, detto questo, poi tutto il resto è che non mi piace sentire i piagnistei in diretta, giustificati chiaramente quando si perdono dei cari, però se hai fatto, lo sai benissimo, che c'è una procedura contro di te, che tu hai fatto una casa su un fiume, non lo dovevi fare, spiace tantissimo, però il dissesto idrogeologico in Italia non è solo un problema delle conseguenze del cambiamento climatico e delle scie chimiche, a chi ci crede e quant'altro. Il problema è che in Italia non c'è una procedura giuridica che abbia una sua funzionalità e porti a dati certi e soprattutto alla certezza della pena. Un plauso al coraggio al magistrato Di Matteo per la battaglia che sta portando avanti, che è una battaglia, se vogliamo, anche di questa emittente, questo pool, soprattutto del nostro direttore, in prima linea, anche sottovoce, messa. Radio Science, che è una radio, un'emittente libera, ha questo taglio di base apolitico, che è contro tutto quello che è le derive criminali della corruzione, e non dico altro perché mi tocca se no fare nomi, e non voglio certo che sia la mia persona sia querelata, né tantomeno arrivi come una lettera minatoria all'amico Rosario di Saius. Quindi qui mi taccio, però è una precisazione sul clima. Io ringrazio ancora del fan page, attraverso sempre Saius, l'ho avuto in anticipo, questo stupendo video di Harrison Ford, il grande combattente Capitan Solo di Star Trek, il grandissimo Indiana Jones, il ruggito del leone del vecchio attore, che però ha idee ben chiare. Notiamo bene, attore che non ha fatto la scuola cinematografica, a differenza del suo astioso amico Robert De Niro. Che ha fatto molto successo, che è un grandissimo attore, ci mancherebbe. Non so se avete mai notato, non hanno mai fatto un film insieme, non si vogliono proprio bene bene, sono scuole diverse. Applauso assoluto, Oscar alla carriera a Venezia quest'anno, anzi allo Festival del Cinema di Roma, a Robert De Niro, quindi su questo non Nulla da dire, però un po' come il nostro caro buon Totò, si è sfruttato un po' troppo e purtroppo ha fatto anche film molto molto scadenti. La stessa cosa non direi di Harrison Ford, che pure appunto non ha scuola, non ha accademia, tant'è vero che negli studi di Hollywood, tanti lo sanno, chi ha letto un po' la sua biografia, un salto su Facebook o su Google, si viene a sapere che questa persona da giovane, bel ragazzo, però fondamentalmente per campare faceva il falegname dietro le quinte, negli studios di Hollywood.
è stato notato, ma per la prestanza fisica soprattutto, piccole parti. Poi lui si è messo di buona lena, da buon falegname, e ne abbiamo un esempio anche nel Vangelo di un grande falegname, no? Sto parlando di San Giuseppe, ovviamente. Ed è arrivato dove è arrivato. Beh, insomma, questo velocissimamente, cari signori, è importante, però sta girando in maniera virale. Io ho ricevuto, quando l'ho mandato ai miei amici, tantissime conferme, bello, viva Ford, eccetera, eccetera, perché veramente con poche parole dirette, senza tanti giri pindarici o atteggiamenti ideologici e quant'altro, dice: abbiamo solo questo pianeta, signori miei, non ci facciamo fregare, perché qui sta andando tutto a pischelli, per non dire altro, sta andando veramente male, non ci fermiamo, i dati sono quelli, e soprattutto l'atteggiamento contro la scienza non va bene, perché la scienza può, cioè, se è usata male, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di tecnologia robotica, può essere anche molto pericolosa, però la scienza, voglio dire, l'uomo ha fatto progressi in tutti i campi civili con la scienza, attraverso l'uso umanitario e guidato da visioni illuminate della scienza, perché gli scienziati non sono dei tecnici, appunto. Lo scienziato è quello che teorizza prima, poi mette in pratica attraverso appunto gli esperimenti, a secondo il rigore galileiano di prove e controprove, per verificare appunto la bontà di una teoria scientifica. Però questo fa, e quindi è un uomo prima di tutto. Pensate a Einstein, alla visione illuminata di Einstein, questo grande pacifista. Io non scorderò mai la stupenda, che invito a leggere tutti, lettera che Einstein, in maniera veramente molto modesta, pur essendo già uno scienziato di caratura mondiale, scrive al vecchio Sigmund Freud, che a quel punto era già in Inghilterra, scappato via perché ricercato in quanto di tradizione ebraica a Vienna, il fondatore della psicoanalisi, era già in Inghilterra, era il 38, stava scoppiando la seconda guerra mondiale, e Einstein chiede giustamente a un grande scienziato, se vogliamo parlare di scienza comunque, a un grande uomo di cultura, diciamo, no? Ecco, e qui c'è proprio l'unione di quello che volevo dire. Lo scienziato, prima di tutto, è un uomo di cultura, perché le idee, la tesi, antitesi e sintesi, no? Che sono le tre parole hegeliane che però fondano il metodo scientifico, se vogliamo, una disciplina, fondano la disciplina, non il metodo scientifico, una stupidaggine, scusate, fondano comunque, sono uomini di cultura, appunto, di solito sono persone che hanno a cuore l'umanità. Uno su tutti, e con questo concludo, il signor Alfredo Nobel, cioè quello che è stato l'inventore, no? Sapete tutti, no? Di che cosa? È stato l'inventore di, bene, non lo dico adesso, però è quello che ha istituito la più grande fondazione culturale mondiale, cioè il premio Nobel, data ai grandi scienziati, ai grandi letterati, poeti e uomini di medicina, chimici e quant'altro, persone che hanno portato il bene dell'umanità attraverso la scienza. Quindi, però lui era un senso di colpa che l'ha portato a lui era diventato ricchissimo con il suo brevetto, con la sua invenzione, e anche la spinta che l'aveva portata con l'invenzione era buona, ma è stato l'utilizzo poi di dell'uomo soldato che è dentro di noi, sì, certo. Scusate un attimo, ho dato una risposta. Volevo dire, l'inventore della dinamite,
Alfredo Nobel. E quindi la scienza è importante. E di questo parlerò per concludere tutti i discorsi che abbiamo fatto negli ultimi mesi, legati comunque sempre alle discipline, alla scienza, alla cultura, alle innovazioni e quant'altro. Comunque da questa trasmissione in poi utilizzerò così per come diciamo pillola di interesse, ma così anche leggera a volte, o comunque abbastanza così, una stimolazione, è una stimolazione, nient'altro che questo, non ha pretesa di nulla, è una lettura che io ho tratto da manoscritti che ci sono, anche in tutte le biblioteche, sono raccolte di una religione, filosofia, modalità di meditazione orientale che è lo Zen, e ci sono questi piccoli aneddoti, però scritti insomma da religiosi Zen, da monaci buddisti Zen di solito, e questa è quella che ho scelto per voi oggi. Invito l'amico regista a mandarla in onda per tutti noi. Ci sentiamo fra 10 minuti in diretta. Grazie. Iniziamo quindi questo percorso che sarà in ogni inizio di ogni prossima trasmissione di questa su Radio Science. Di che cosa stiamo parlando? Inizierò ogni trasmissione con un brevissimo, breve, insomma, in ogni caso comunque breve, raccontino, favola, aneddoto, ma anche piccolo saggio, se vogliamo, tratto da, e questo è il titolo dice tutto, 101 storie Zen. Ok, Zen, poi magari se volete spieghiamo la tipologia, deriva dal buddismo, lo Zen è la parte diciamo mistica e anche ironica del buddismo, e comunque misterica nello stesso tempo, che ti lascia un po' così, ti lascia delle domande aperte, non ti dà delle risposte come danno tutte le religioni, ti pone dei quesiti, un po' come in certe storie della Kabbalah o cose di questo genere, dei quesiti anche che rimangono un po' misterici, oppure magari semplicemente più diretti e di cose semplici che normalmente non si riescono a vedere con gli occhi giusti, ma che li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Questo è, e con questo intendo iniziare ogni mia trasmissione da adesso in poi. Quindi vi leggerò adesso questo numero 62 delle 101 storie Zen, è un libretto che potete trovare, è della Adelphi, nella piccola biblioteca numero 6, Adelphi, 101 storie Zen. Il titolo, cioè l'autore non c'è perché è multiautorale, sono storie recuperate ma comunque documentate, non inventate. Ok? 101 storie Zen, numero 62, vi leggo questa. Cari ascoltatori, nelle mani del destino, un grande guerriero giapponese che si chiamava Nobunaga decise di attaccare il nemico sebbene il suo esercito fosse numericamente soltanto un decimo di quello avversario. Lui sapeva che avrebbe vinto, ma i suoi soldati erano dubbiosi. Durante la marcia si fermò a un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: «Dopo aver visitato il tempio, butterò una moneta. Se viene testa, vinceremo, ma se viene croce, perderemo. Siamo, come tutti, nelle mani del destino». Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio.
uscì e gettò una moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi a questo punto, che alla fine vinsero la battaglia senza difficoltà. Nessuno può cambiare il destino, disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. No, davvero, disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due le facce. Punto. Meditate se potete, se volete. Grazie. Eccoci qua, ben ritrovati in diretta. Era una registrazione audio. Beh, spero che vi abbia fatto sorridere almeno, o quant'altro. Nulla di nessuna pretesa, una piccola lettura che ogni volta farò, nella mia trasmissione. Mi sono preso questa libertà. Che dire allora? Tante le cose, vabbè, l'accenno all'attualità, mi sembra sempre importante. Vabbè, quel video di Harrison Ford alla conferenza del clima, andatelo a vedere assolutamente, non potrete non essere d'accordo. Quindi adesso devo scegliere perché il tempo si è già compresso, io avevo paura di non avere qualcosa da dire, invece, come sempre, poi ce ne sono tantissime di cose da dire. Allora, prima cosa faccio l'anticipo, perché faccio una decisione assoluta. Ho qui due articoli, insomma, di due giornali sui quali parlare, però mi sembra più corretto, perché quello era l'intendimento iniziale, di parlare, di concludere il discorso sulla tecnologia robotica. Punto. Però, collegato a questo, leggendo altro giornale del 2 novembre, non a caso, del 2 novembre, commemorazione dei defunti, la stampa pubblica questo giornale e ci parla di questa nuova figura che sta girando dalla Silicon Valley, sta espandendo attraverso la copertura ovviamente benevola dei big data e quant'altro, del DevOps Digital Manager. Cioè di colui che in maniera digitale si occupa della vostra morte, non nel senso che ve la procura, ma si occupa di. È una cosa bella interessante da studiare. Un dato di base, sapete che Facebook ha 2 miliardi e 2 di utenti, secondo un esperto di tanatologia, Davide Sisto, cioè, calcoli statistici, questi sono 30.000 muoiono ogni giorno, muoiono nel senso che non fisicamente, cioè si cancellano, però ci sono anche quelli che muoiono. E allora, si tratta quindi del più grande cimitero digitale al mondo. Nel 2016 lo studio di Hakeem Sadiki, una dottoranda dell'Università però del Massachusetts, insomma, il Massachusetts è un'università piuttosto importante dal punto di vista del profilo scientifico-tecnologico, e calcolò che nel 2098, quindi prima del 2100, del XXIII secolo, vabbè, non lo so, 2100, sul social network ci saranno più utenti morti che vivi. Oggi si può nominare, se non lo sapete, chi gestirà il proprio profilo dopo la morte, questo in maniera dal punto di vista del diritto giuridico. E di questo vi parlerò insomma, in maniera però giocosa, anche se il tema è piuttosto, però è incredibile come ai nostri ascoltatori, perché far attendere le persone è l'atteggiamento più, dico io, l'atteggiamento più fascista che ci sia al mondo, far attendere gli altri e usare il proprio potere in qualche modo per far attendere. Non a caso dai medici e dagli avvocati avete fatto la fila, no? E loro sanno che voi avete bisogno di loro.
Vabbè, questo è secondo me. Vabbè, detto questo, andiamo a bomba e parliamo della punta di diamante della tecnologia italiana che si vede da lontano del Ponte Morandi. Incredibile, eh? Ed è l'Istituto Italiano di Tecnologia, uno dei più grandi centri di ricerca al mondo, forse anche per questo, sorridendo. Genova viene chiamata la superba perché ha delle eccellenze assolute, alcune, il porto, la posizione, il fatto che ha dato i natali, pare, non si sa esattamente, a Cristoforo Colombo, perché le ultime notizie pare che dicono che lui era un portoghese. Va bene, non un portoghese nel senso che non pagava il biglietto nell'auto, cioè era un portoghese proprio, per quello è andato da Isabella d'Aragona a Oporto a chiedere le caravelle. Va bene, andiamo veloci, tutte le tecnologie, alcuni dati, molto, allora questo è tratto da un articolo di questi giorni da Libero. Però molto ben fatto da questa giornalista che giustamente va ricordata per la capacità che è esattamente Simona Bertuzzi, bene, e quindi facciamo un commento a qualcosa di pubblico, Roberto Cingolani, il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ecco allora, ritornando al discorso dei robot, sul robot dice lui, a domanda, c'è molta emotività e scarsa informazione. Io la prima cosa che ho detto, lo dico sempre, sono certo di averlo detto anche nelle ultime trasmissioni, informatevi, prendete informazioni, non lasciate che qualcuno vi dica come si fanno le cose, o c'è la bocca della verità, non c'è nessuno. Bisogna essere attenti, bisogna leggere, impegnarsi, ricercare. O comunque essere curiosi, almeno, perché ne vale del nostro futuro. La tecnologia ce l'abbiamo dentro casa, ce l'abbiamo in tasca tutti i giorni, la tecnologia è molto potente, della quale non ci rendiamo conto noi quanta roba c'è e quanta roba fa e quanta roba può fare, cioè nel senso anche negativo. Ma anche positivo, appunto. La tecnologia, se, come dicevo prima, la figura di Einstein, la figura di Alberto Nobel, non so se si chiamava Alberto, comunque, quello del premio Nobel, che inventa la dinamite, poi dopo inventa il premio Nobel con i soldi che ha guadagnato con la dinamite. Però lui era partito dall'idea di trovare l'arma che sconfiggerà tutte le guerre, peccato, non è andato così, anzi, il contrario. Quindi, un discorso di fondo è banale, insomma, c'è sempre dietro l'uomo, le macchine sono anche poco intelligenti, non, cioè, non, si parla tanto di intelligenza artificiale e di qui bisognerebbe parlarne veramente in maniera molto diffusa, approfondita e ricorrente, perché comunque lì si stanno muovendo tantissimi interessi, tantissime scoperte scientifiche, tecnologiche, applicazioni, il pensiero computazionale, quant'altro, e vabbè, ci sta di mezzo anche il modo di educare i nostri figli, ci sono già i robot nelle scuole, che dialogano con i bambini, che li fanno giocare, e tutte queste cose. E in questo senso, ecco, l'Istituto di Tecnologia è veramente un'avanguardia. iCub, dice la giornalista quando intervista il direttore, mi ha commosso, incredibile, eh? Un robot che ci commuove, quindi ecco, c'è molta emotività e scarsa informazione, ma è normale, dice lui, da fisico, eh? Ma veramente è una persona illuminata e quadrata, questo Roberto Cingolani. Abbiamo un trasporto, un'attenzione alla nostra automobile, quindi. Cioè, voglio dire, qui parliamo della macchina più prestante al mondo, iCab.
questo robot che veramente fa milioni di cose, adesso non c'è tempo di dire che cosa, andatelo a vedere. È normale quindi portare trasporto e quindi cercare una risposta empatica anche con un robot che ti risponde, la domanda ti risponde, che gioca con i tuoi figli, che ti pulisce casa, è l'estremo riferimento della domotica di questo sistema, questa piattaforma, chiamiamolo, questo complesso di dispositivi wireless con i quali insomma tu alla mattina tiri fuori dal congelatore una bella spigola piuttosto che un bel pollo. Che magari ha camminato un po', non è stato solo nelle gabbie di certe grosse aziende italiane, una anche qui molto vicino a 20 km da casa mia. Parola di, non dico altro, avete capito di chi parlo, ecco, magari non quei polli lì, insomma, ecco, e poi all'una, magari alla pausa di un'ora, non va in mensa perché c'hai il pollo arrosto già pronto e te lo porti in tavola. R1 è il maggiordomo di casa che non pensate, signori, che ci parliamo di cifre astronomiche. Cioè, R1 costa 5.000 euro, cioè, vuol dire, non è per tutti ovviamente, però non parliamo del costo di uno scooterino, insomma, e ti fa tutte queste cose qua. Vabbè. Dunque, ecco, quindi i robot. I robot servono, i robot non si può fermare la ricerca scientifica in questo senso, la tecnologia va avanti e se noi abbiamo una punta di diamante in questo senso, beh, vendiamola bene. Qui non si parla del made in Italy, di qualche sarto che sa fare bene i vestiti, qui si parla di qualcosa che veramente ha una potenza. Voglio dire, di impatto sulla gestione delle aziende in quanto robot che aiutano l'uomo nelle aziende, gli esoscheletri, come dicevamo gli altri giorni, cioè indossano delle tute robotiche nelle aziende pesanti, di meccanica pesante, per cui sposti un pezzo di ferro di 40 kg e a te però ti pesa fisicamente sulle tue braccia 5 kg. Beh, insomma, questo. Aiuta l'uomo e soprattutto migliora la produzione, visto che siamo indietro sulla produzione, voglio dire, sulla produttività, non sulla produzione, sulla produttività delle nostre imprese. Beh, abbiamo questi istituti italiani di tecnologie che, fra l'altro, ci sono soldi pubblici, quindi voglio dire, non so, io se fossi una persona in qualche modo seduta al Parlamento ci darei un occhio, ma non a portarlo fuori da lì e metterlo nella politica, che è la cosa più sbagliata al mondo. No, ad aiutarlo a fare il suo mestiere al dottor fisico, il signor Roberto Cingolani, perché se fa questi robot così avanzati che ci invidiano dal Giappone al Massachusetts, cioè all'Istituto Italiano all'Università del Massachusetts, beh, insomma, vuol dire che è meglio che le nostre teste, appunto, le valorizziamo. E in questo senso vi do un dato, e poi fra poco mi taccio, che è questo. Ci sono esattamente 1600, allora, è un centro che conta 11 sedi in Italia e due all'estero, solamente due all'estero. 1639 persone provenienti da 60 paesi. L'età media è 35 anni. Veramente un punto di eccellenza, ma davvero, davvero. Dobbiamo essere orgogliosi, non solo di un grande architetto che si chiama Rizzo Piano, che anche lui, guarda caso, è della zona, è un ligure, si vede che la Liguria, non so, ha un mix positivo. Poi vengono anche i Toti e questi personaggi qua, sorridenti, che mi sembra tanto un orso yogi, Toti, ma in bontà lo sto dicendo, fisicamente, insomma, per prenderlo un po' in giro. Poi sarà anche un bravo politico, non lo so, un amministratore serio. Però insomma, ecco, ci sono, però anche, a me interessano Roberto Cingolani, Renzo Piano, e gli voglio dare tutte le possibilità, perché
perché loro lavorino in Italia e facciano del bene per la nostra nazione, certo, ma voglio dire per il progresso dell'umanità a questo punto, perché riuscire a fare un aeroporto sull'acqua a Tokyo, beh, insomma, provateci voi. Avete mai visto a Roma, come si chiama? Vabbè, insomma, l'auditorium? Cosa fantastica, tutto quello che c'è dietro, ingegneria acustica, vabbè, un genio, questo signore qua è un genio, e l'abbiamo imparato. Lui è andato in Parlamento, però vabbè, solamente come per meriti appunto scientifici. Ma il prossimo, secondo me, dovrebbe essere questo signore qua. Comunque lui va avanti, è un fisico, quindi il pregio soprattutto dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ci tengo a dire questo, è che c'è multidisciplinarietà, non è che questi fanno solo i robot, punto finito, no, fanno collegamenti, si occupano di intelligenza artificiale, di robotica, sicuramente è uno dei settori più importanti, ma a calcolo computazionale, quindi creazione di algoritmi. Le neuroscienze sono quelle che producono anche le basi per gli psicofarmaci. Psicofarmaci, tengo a sottolineare, tutti i farmaci, il 98% dei farmaci agiscono sul sistema neurovegetativo, quindi quasi tutti i farmaci, compreso l'aspirina, sono psicofarmaci, nessuno lo dice, per cui è bisogna fare distinzione, ci sono solo i farmaci per la depressione, quello c'è psicofarmaci ansiolitici, antidepressivi, no. No, ce ne sono milioni, quelli che curano le emicranie a grappolo sono psicofarmaci, assolutamente, perché hanno basi neurologiche. Queste cose, signori, bisogna dircele, bisogna leggere, bisogna informarsi. Io non sono qui, sono di passaggio, grazie a Radio Science che mi dà questa possibilità, però veramente se uno delle cose... Gli slogan della nostra emittente, risvegliare le coscienze, vuol dire questa roba qua che sto cercando di dirvi io, cioè leggere i giornali, filtrarli, parlarne, cercare di essere equilibrati, non prendere posizioni assolutamente ideologiche che non hanno più senso da ormai, ma non lo so da quanto. Comunque è preistoria, ok? È preistoria. Oggi bisogna guardare le cose con la memoria storica, con la coscienza critica, ma anche con la curiosità e la capacità immaginativa rispetto a un futuro possibile o rimediabile, diciamo. Perché è rimediabile tutto oggi e tutto oggi abbiamo davanti, tutto è spiegabile attraverso un motore di ricerca, tutto. Di tutto ci si può informare, ma questo bisogna fare. Non usare solamente le piattaforme per sfogare i propri amori delusi o cercare nuovi amici o farsi belli attraverso un selfie. Va bene anche quello, a me non interessa, però va bene tutto, ma le cose importanti sono, credo, pensare al futuro della propria casa, dei propri figli, del proprio territorio. E alla fine, in una parola, del pianeta. Se non ci occupiamo di questo, che cosa ci stiamo a fare? La natura non ha mica bisogno di noi, signori. Lo sappiamo, è stato detto 100.000 volte che ci sono armamenti nucleari nel mondo che possono far saltare, ma veramente far esplodere la Terra 50 volte, cioè ridurla veramente a quello che vediamo. Il 10 di agosto, cioè pulviscolo che qualche altro umanoide alieno, non so, marziano o di un altro pianeta, ma guarda un po', guarda che bello. Ecco, quella era la terra che ci siamo giocati, che ci siamo, scusate la parola, fottuti. Allora, sta a noi. Allora, va benissimo la tecnologia, la robotica se serve, bene. Però prendiamo le distanze. Cioè, prima della robotica non bisogna solo vedersi i film, farsi dei viaggi con Robocop o Black Mirror, quella serie TV.
perché va bene anche quella per passatempo, ma la gente poi crede a queste cose qui. Questo è il problema, che la tecnologia sia sta roba qua. Quelle sono delle metafore, metafore che anzi, con buona volontà, ma qualche sceneggiatore o qualche regista le mette davanti per dire, attenzione, guardate che ci sono dei rischi. Ma pare che questo non conti, conta per la SIAE quanti biglietti vengono venduti e quante sale vengono riempite, o quanti contatti Spotify, Skype, che ne so, di abbonamenti telefonici si raggiungono. Se abbiamo questa visione qui, vabbè, andiamo avanti così. Secondo me non andiamo molto in là. Cioè, non è che non bisogna fare queste cose qui. Non bisogna fare impresa anche in questo senso, ci mancherebbe. Ma se si fa impresa in questo senso, bisogna porre delle basi comunque a latere o all'interno del mercato stesso, spingere in qualche modo aziende o modi di pensare impresa che equilibrino le derive negative della tecnologia o di quello che, a cui esse è collegato, compreso appunto le serie TV, Black Mirror, lo schermo nero, parla di morte, eh? Cioè, voglio dire, lo schermo nero, lo schermo spento, che quando si accende ti illumina la vita. Vabbè, se ci illuminiamo la vita attraverso lo schermo col quale io adesso anche vi sto parlando, beh, io loro devono avere veramente più niente da dire e di chiudere qualunque trasmissione anche con l'amico Siles, ci vediamo in quel di Treviso per bere un bicchiere di vino, che è meglio, e stiamo zitti, perché veramente questo è in gioco. L'uso della parola ci è stato donato perché noi lo usiamo, siamo differenti dagli animali perché comunichiamo, usiamo la parola, ma la parola che viene usata solo per invettive ideologiche piuttosto che strafottere un amico, o non lo so, o truffarlo, o piuttosto che vabbè, lasciamo stare, non mi vengono le parole perché mi arrabbio abbastanza, veramente queste cose qui mi emozionano anche molto e vorrei dirne tantissime, ma purtroppo il tempo stringe, giustamente, siamo alla nostra chiusura, quindi la prossima sarà la tecnologia. E il digitale, poi vi spiegherò che cos'è tanatologia, ma andatela a vedere, non c'è bisogno che vi spieghi niente io, c'è già tutto, io sono inutile, insomma, c'è già tutto, io sono qui solo per dirvi quel già tutto, qualcosina che vi interessa, bisogna che vi muovate, muoviate voi, non basta RST Radio Science, noi siamo piccoli, abbiamo poco potere, purtroppo. Non siamo l'emittente nazionale, se no forse, beh, mi viene da dire, e qui con una punta di orgoglio, le cose andrebbero un po' in maniera diversa in Italia, ma non perché abbiamo il potere di, perché sicuramente abbiamo questo puntiglio di appunto chiedere alle persone di ascoltarci perché attraverso tutte le nostre trasmissioni, la diversità delle nostre trasmissioni, c'è un messaggio che è un messaggio di legalità, è un messaggio di trasparenza, è un messaggio di rinnovare l'interesse umanitario, la curiosità, far vedere le cose belle del mondo anche. Noi ci proviamo. Niente, sul discorso che era arrivata anche una telefonata in regia la volta scorsa, che si perdono tantissimi posti di lavoro, si pensa che si perderanno tanti posti di lavoro con la robotizzazione, l'automazione, automazione e robotizzazione, vi ricordate, ho fatto la distinzione. Certo, Roberto Cingolani, direttore dell'ITT di Genova, dice che qualcuno si perderanno, ma se si perdono quelli dei lavori ripetitivi o dannosi all'uomo, non è un male, ma qualcuno si perderà, ma ci sarà il tempo e il modo, secondo lui, che c'è dentro completamente queste cose, anche voglio dire, i sistemi di impresa sanno che si deve abituare,
il loro futuro pubblico che acquisterà i loro prodotti, il loro robot, ci deve essere un cambio culturale e quindi la gente si deve educare a convivere con queste realtà nuove, con queste nuove tecnologie, perché se no saremmo anche molto più avanti, cioè il futuro sarebbe molto più dentro le nostre case. Anche se si vedono spiragli che veramente sono passi da gigante, incredibili, quindi si perderanno sì certo molti posti di lavoro, però bisogna, qui leggo testualmente, ci sarà il tempo di rimpiazzare i lavori più obsoleti attraverso appunto l'automazione. E appunto ci vorrà del tempo per la formazione, per l'adattamento al cambiamento tecnologico, per convivere con i robot e tutto quello che ci va dietro, con l'automazione, la domotica, tutto il mondo digitale, wireless e quant'altro, però in una società, sto leggendo direttamente risposta di Roberto Cingolani a domanda, in una società che guarda il futuro bisogna avere la forza, cercate di dirlo per mezz'ora, di aggiornarsi e reinventarsi. Ci deve essere un accordo pubblico e privato che investa sui lavoratori e faccia formazione continua. Noi se un pochino qualcosa facciamo come emittente, cerchiamo di fare un po' di formazione, certo a modo nostro, però noi lo dichiariamo e non facciamo nulla alle spalle di nessuno. Ho detto una cosa grossa, Nulla alle spalle di nessuno significa essere, oltre che in legalità, in questa parola che si è perduto il senso ormai, però io ho imparato fin da piccolino, anche in oratorio, la lealtà, e anche nelle squadre sportive l'ho imparato, la lealtà anche con gli avversari, perché questa è la vera competizione, questa è la sfida, senza legalità e lealtà non c'è veramente un futuro per l'umanità. Ma questo significa appunto non fare le case sul fiume, questo significa indirizzare bene e pensare bene a quando si fa un brevetto tipo Nobel, a che uso si possa usare questa cosa che stai facendo, questa congerie incredibile di polvere da spalle, la dinamite. Poi la dinamite è anche usi civili, ovviamente, serve per fare i ponti sotto le montagne e quant'altro. A proposito, la TAP, io ormai, guarda, ormai è un tipo e TAP, veramente non mi viene da dire altro che balletto. Ci parlava una volta di nani e ballerine, io adesso mi sembra che lo spettacolo si è molto, molto, molto di più aggiornato, insomma, cioè, ci sono dei balletti fantastici in questo senso nel transatlantico. Il biglietto d'entrata è molto caro, però insomma, provateci, fate un giro al transatlantico. Con questo vi saluto in serietà, non con il solito saluto che faccio leggero, contento, perché tutte queste cose comunque mi fanno pensare molto. Bene, io ascoltateci, provate, noi abbiamo un progetto, cerchiamo di essere onesti nel parlare, tutto qua. Quindi io spero di ritrovarvi fra 15 giorni alla mia trasmissione. Di che cosa stiamo parlando? Sono Mirko Cortini dalla Romagna. Un saluto e un grazie alla cabina di regia che mi supporta sempre. A presto.